Buonasera e benvenuti. Questa è Res Publica, l'appuntamento con la nostra Repubblica, dove i protagonisti sono coloro che decidono, coloro che fanno delle scelte, coloro che sono protagonisti del mondo politico. Li intervistiamo, poniamo loro delle domande, ci facciamo raccontare il loro punto di vista e insieme a loro e insieme a voi che siete sintonizzati sul canale 264 del digitale terrestre, quello di Cusano Italia TV. Facciamo un ragionamento complessivo sull'attualità. L'attualità sarà quindi protagonista, sarà protagonista anche Valerio Toma qui accanto a Buonasera, me. buonasera direttore, buonasera ai nostri telespettatori. Grazie soprattutto per non abbandonarmi mai in No, no, questo no, sempre, sempre appuntamento. Mi insieme, sempre raccomando, non insieme. farlo, sempre insieme Sì, 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 dobbiamo sì. Ormai è una rimanere. coppia rodata, dai. Sì, rodata sicuramente, rodata perché gli argomenti sono importanti anche oggi. Si parte con l'argomento principe della settimana, ormai possiamo Sì. definirlo così, anche se la settimana deve ancora concludersi, è la vicenda autostrade. La vicenda autostrade è importante ovviamente perché, prima di tutto, anzi, perché si porta con sé un carico di dolore, quello delle 43 vittime del Ponte Morandi. Da lì è iniziata la battaglia vera e propria, l'ha inaugurata il Movimento 5 Stelle che all'indomani di quel crollo disse: adesso revochiamo le concessioni alla famiglia Benetton. Era il Conte 1, era il Conte sorretto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Adesso è cambiata la maggioranza, c'è sempre il Premier Conte e siamo arrivati alla resa dei conti. La resa dei conti si è materializzata oggi con un Consiglio dei Ministri che si è concluso all'alba, si parla dell'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti che farà divenire lo Stato maggioranza per quanto riguarda l'azionariato della rete, del controllo della rete autostradale, una diminuzione nell'azionariato della società Atlantia con una revoca, così si dice, che avverrà ma gradualmente di queste concessioni, però non tutti sono d'accordo e noi oggi daremo parola a chi vuole vederci ancora chiaro su questa vicenda. Ovviamente i Benetton scenderanno con la percentuale appunto delle azioni all'interno della società. Insomma, siamo qui per capire meglio quello che sta accadendo. E tu, Valerio, ti sei divertito un po' a ricostruire Sì. Attraverso questa vicenda attraverso cosa? quelle che sono state le testimonianze, no, della politica durante questo braccio di ferro, dalla maggioranza fino alle opposizioni, sono state tanti punti di vista, le soluzioni, ma allora andiamo a sentire in questo servizio di cosa si parla. C'è necessità di adottare una decisione perché ormai questa vicenda si trascina da troppo tempo e l'incertezza politica non giova né allo Stato, al concedente né al concessionario. Noi su questo tema abbiamo una posizione molto chiara, bisogna avere la capacità di negoziare in nome dell'interesse generale, non di rispondere con atti propagandistici che da circa 2 anni non portano ad alcuna decisione. Non ho mai pensato che la revoca fosse la soluzione, come dire, miracolosa. C'è stato un istruttore, c'è stato un lavoro tecnico molto serio, coordinato dal ministro De Micheli. Teniamo conto ancora una volta che parliamo di una società, al di là, diciamo, della tragedia spaventosa che è successa a Genova e verso la quale dobbiamo avere sempre il massimo rispetto. Abbiamo a che fare con una società che non è un privato qualunque, ma è fatta da moltissimi azionisti italiani. Quindi è una cosa che va affrontata con i piedi di piombo. Movimento 5 Stelle, chi sbaglia deve pagare. Sono morte 43 persone per il crollo del ponte di Genova, causato da negligenza, ma soprattutto per calcolo di interessi privati, nonostante i cittadini pagassero tariffe altissime. Ed è per questo motivo che i Benetton devono essere estromessi dalle nostre autostrade. A favore della regola e della revoca, e sono per rimettere a gara, a condizioni diverse, quindi con vincoli stringenti per i contraenti, ovviamente, e per i concessionari dentro diciamo, la gestione dell'infrastruttura. Inserisce ancora una volta la querelle sulle concessioni che dura ormai da 2 anni, a cui non ho nulla da dire, non è cosa che riguarda Regione Liguria. Da Regione Liguria pretendiamo solamente di non essere le vittime sacrificali di un braccio di ferro che non riguarda i cittadini della Liguria, anzi purtroppo ha riguardato cittadini
italiani e non solo italiani con un crollo di un ponte a cui non è stata seguita nessuna azione concreta di miglioramento se non una gazzarra che a questo punto ha qualcosa di stucchevole oltre che nocivo. Su autostrade la richiesta della Lega e degli italiani al governo è chiara. Datevi una mossa e scegliete. Revocate ste concessioni ai Benetton se ci sono gli estremi legali e liberate gli italiani. Milioni di persone in coda tutti i giorni, cantieri fermi, gallerie chiuse, ponti interrotti, non se ne può più. PD e 5 Stelle stanno litigando su tutto e l'Italia è ferma. Sappiamo benissimo, e io forse più di tutti, che la Lega non è mai stata d'accordo per revocare la concessione ad Aspi. Questa è una ricostruzione di Valerio per quanto riguarda le voci della politica, sono ovviamente tutte dichiarazioni antecedenti, certo, antecedenti alla decisione del Consiglio dei Ministri. Si parla di un Consiglio dei Ministri di fuoco, addirittura un'interruzione alle 4 del mattino. Conte, sì, costringe i suoi ministri a delle maratone notturne sedute fiume. Non da poco. Si parla di un'interruzione alle 4 del mattino perché Italia Viva e Movimento 5 Stelle non erano affatto soddisfatti, ovviamente per motivi diversi. Adesso si è arrivato a questa soluzione. I Benetton scenderanno gradualmente nell'azionariato fino ad arrivare, si dice, ad una completa uscita, sì, dal gruppo. Res Pubblica, revoca, punto interrogativo. E noi ne parliamo con un deputato della Lega, un deputato ligure, che ovviamente quindi ha, come dire, anche un patrimonio emotivo che ha messo su questa vicenda ed è responsabile delle infrastrutture della Lega. Parliamo di Edoardo Rixi. Ben trovato, onorevole, grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera, onorevole. Allora, lei ha emanato un comunicato proprio nel pomeriggio, Rixi, dove dice: io voglio ancora capire bene se per caso i Benetton da questa vicenda ci hanno guadagnato. E io sono rimasto colpito perché lei non solo, adesso ne parleremo, mette anche in dubbio insomma la gestione del governo di quest'ultima fase, ma addirittura paventa l'ipotesi che tutto sommato i Benetton da questa storia ne siano usciti bene. Perché? Bisogna vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Oggi non si è ancora stabilito a quale prezzo interrà Cassa Depositi e Prestiti nella società, probabilmente con un aumento di capitale, però abbiamo già visto che l'annuncio improvvido del governo sull'entrata di Cassa Depositi e Prestiti ha fatto sì che oggi le azioni sono aumentate di oltre il 20%. Se questo trend ovviamente aumenterà nelle prossime settimane, è evidente che noi in questa fase stiamo facendo un piacere al socio privato che vogliamo togliere dall'azienda, quindi è evidente che ci sia questo fatto. Ci sia un altro fatto che vorrei capire: chi paga i danni causati dal blocco di traffico sulla Liguria, imprese, cittadini e lavoratori, e soprattutto se le richieste degli enti locali e di Regione Liguria che ha portato al Ministero vengono esaudite oppure se spariscono nella transazione. Si è parlato molto degli aspetti finanziari, si è parlato poco del ripagare i danni a un territorio che è stato martoriato, che ha subito una tragedia e che da 2 anni che subisce una paralisi del, certo, sistema infrastrutturale. Adesso ci arriviamo, perché purtroppo la Liguria vive veramente un mese, anzi un periodo tormentato da tutti i punti di vista, anche per quello che sta accadendo sulla rete autostradale. Ma la Lega è per la revoca delle concessioni o gli va bene anche questa, quella che potrebbe essere una soluzione di compromesso o di graduale uscita dei Benetton da questa vicenda? Io sono molto chiaro, la Lega è per riscrivere tutta la normativa sulle concessioni, che secondo noi non garantisce la sicurezza delle autostrade, garantisce ai concessionari dei proventi particolarmente elevati, e è per andare a verificare la possibilità di una revoca, cosa che fino a ieri il governo diceva che era possibile, da ieri sera dice che non è più possibile. Vorremmo capire quanti soldi alla fine nella transazione governativa lo Stato dovrà pagare ai Benetton per farli uscire e di quali oneri si dovrà caricare. Mi riferisco anche che c'è un processo penale in corso alla Procura di Genova che evidentemente riguarda non i Benetton ma la società, quindi nel misura in cui
la società diventa pubblica, si farà carico anche di tutti gli oneri eventuali dovuti dalla tragedia del Ponte Morandi, mentre oggi questi oneri sono a carico di un privato. Cioè, bisogna capire questa transazione come viene fatta, perché se no rischiamo che finché le autostrade erano, come posso dire, una miniera d'oro, le lasciavamo in mano ai privati. Nel momento in cui invece c'è da rifare investimenti particolarmente onerosi, manutenzioni particolarmente onerose e anche magari ripagare danni particolarmente onerosi, Sole 24 Ore parla di 1 miliardo di danni al settore industriale al mese negli ultimi mesi sulla vicenda di autostrade, che non se ne faccia poi carico il contribuente. Lo Stato diventa protagonista adesso di questa vicenda anche dal punto di vista economico, cassa depositi e prestiti, insomma soldi pubblici. Come dovrà essere questa gestione? Insomma, quale, cominciamo a guardare un po' oltre, no? Una visione futura poi di, della gestione di, della rete autostradale, che ne pensa, come andrebbe svolta? Ma intanto dovrebbero essere, torno a dire, riscritta la disciplina delle concessioni, che in Italia non è una disciplina a parte, ma è dentro il codice generale dei contratti, e quindi sono contratti stabiliti con il singolo concessionario. Io mi ispirerei ad esempio a quella che è la normativa sugli aeroporti, che prevede dei controlli terzi sugli investimenti e sulle manutenzioni, cose che ad esempio non c'è nel settore autostradale, è uno dei problemi che ha causato la tragedia del Ponte Morandi. Però di questo dovrebbe occuparsi il Ministero, e anche se entra il socio pubblico, se questo socio pubblico non avrà dei controlli particolarmente efficaci, nulla lascia prevedere che il socio pubblico si possa comportare in maniera differente da quello privato, perché anche Cassa Depositi e Prestiti avrà bisogno di una remunerazione. Oltretutto, Cassa Depositi e Prestiti non è un cosiddetto socio industriale, ma finanziario, per cui in realtà conterà molto di più la percentuale che c'è dentro sia dei fondi tedeschi, ma soprattutto di Silk Road, che ha circa il 5%. È evidente che bisogna capire chi deciderà il management interno, e poi ripeto, la riscrizione complessiva del sistema concessorio autostradale italiano, che non è solo legato ad Aspi, perché guardate, ci sono state altre tragedie negli ultimi anni sulle autostrade, non solo, ma anche sulla viabilità ANAS. Mi riferisco ad esempio durante il periodo Covid del crollo del ponte di Albiano, che non ha causato morti solo perché eravamo appunto in una situazione di lockdown, ma in cui ponte ancora nel greto del fiume Magra tra Liguria e Toscana, e in 3 mesi nessuno ha provveduto a far nulla. Quindi io credo che sia un tema da affrontare non solo con l'entrata azionaria dello Stato, se quella è la strada che sceglie il governo, ma anche con la riscrizione delle regole. Certo, quello che si dice è che il problema del modello Genova è un problema che poi si rischia di allargare troppo le maglie, la rete di quello che potrebbero essere. Sì, sì, ma a me sembra esattamente il contrario. Abbiamo avuto un caso di un'azienda che è stata trovata, diciamo, positiva alcuni controlli, un subappaltatore che non è mai entrato in cantiere. Questo non è mai successo in un appalto normale, perché i controlli sono successivi e non preventivi. Quindi o mi dimostrano Merloni o chiunque che c'è stata corruzione nella gestione della ricostruzione del ponte di Genova, e quindi il modello è sbagliato perché ci sono state delle infiltrazioni, oppure a me risulta esattamente il contrario, che la corruzione in Italia c'è anche negli appalti pubblici, che le norme attuali non garantiscono, ma che invece nel caso di Genova, quando c'è stato un tentativo di infiltrazione, in questo caso di un'azienda in odore di mafia, è stata individuata prima ancora che venisse in contatto col cantiere. Quindi anche da questo punto di vista mi sembra un elemento virtuoso, non capisco la perplessità. Secondo me il problema che c'è in Italia è che c'è paura di cambiare. Tutti vorrebbero fare le cose più velocemente, ma nessuno vuole modificare le attuali procedure che impediscono di fare le cose velocemente. Certo. Impediscono di fare controlli in parallelo, impediscono anche di pagare le aziende, come posso dire, in poco tempo, e anche di remunerare il lavoro garantendo alle aziende di poter sopravvivere. Perché oggi l'appalto pubblico purtroppo attira molte aziende anche che hanno problemi, perché spesso viene utilizzato anche per riciclare denaro, in quanto è poco remunerativo.
Onorevole, a proposito, secondo lei il decreto semplificazioni va nella direzione giusta, secondo lei? Ma su alcuni punti sì, nel senso la prima parte, ad esempio, che utilizza alcuni elementi presenti nella direttiva europea, che sono anche presenti nel decreto Genova, li vedo positivamente, anche la semplificazione sulle procedure di via, su una serie di altre cose. Ha un po' il difetto che limita sostanzialmente un anno la sua applicazione, quindi sappiamo che oggi per fare progettare un'opera pubblica e vedere un cantiere ce ne vogliono 5, quindi rischia anche di essere, come posso dire, un testo che non avrà neanche la possibilità di fatto di essere applicato. Però il tema vero è che bisogna capire se affrontare in questa maniera, ad esempio sull'elenco delle 130 opere, di cui c'è tutto il contrario di tutto, ma non c'è l'elenco legato al decreto, quindi ne stiamo parlando un po' del libro dei sogni, mi sembra che siano le stesse che noi avevamo messo nello sblocca cantieri e che non si sono viste in un anno, quindi mi sembra più un punto di sintesi della maggioranza dopo un anno di stallo delle opere pubbliche, e quindi mi auguro che nei prossimi mesi vedremo qualche cantiere, che non un'innovazione di carattere cubitale. Certo. Ne ha accennato all'inizio della nostra conversazione il collasso della rete autostradale Ligure, soprattutto intorno alla città di Genova. Proprio questa mattina ascoltavo il classico informazione di servizio sul traffico che si apriva con la situazione di Genova, e ovviamente il quadro che descriveva colui che si occupa appunto dell'infotraffico per quell'emittente descriveva ancora una volta un quadro di code chilometriche sin dalle prime ore del mattino. Che cosa sta accadendo? Perché da una parte ci sarebbe la giustificazione delle ispezioni, dei controlli, anche derivanti dalle indagini della Procura, che hanno come appendice, che fanno proprio da appendice anche alla vicenda del Ponte Morandi. Basta questo a giustificare il caos, oppure insomma la situazione va monitorata e verificata anche in altro modo, onorevole? Guardi, come succede spesso in Italia, c'è un concorso di colpe. Da una parte sicuramente la situazione di tensione, che perdurerà almeno finché non finirà, diciamo, questa operazione di fuoriuscita o meno dei Benetton da Autostrade per l'Italia, crea una tensione che si riverbera sulla rete. Ma poi c'è stato un altro problema, che negli ultimi 6 mesi sono cambiate le norme sulle manutenzioni autostradali almeno 3 volte su circolari interpretative, l'ultima il 29 di maggio rispolverando una norma del 1967 che impone sostanzialmente di smontare e di rimontare le onduline nelle gallerie una volta ogni 3 mesi, cosa che porterebbe la situazione attuale di collasso del nodo di Genova come una situazione non straordinaria ma ordinaria. Noi in Liguria abbiamo più di 200 gallerie, siamo in una situazione in cui effettivamente la rete ligure è particolarmente critica. Però devo anche dire che la norma non vale solo per la Liguria, quindi io mi aspetto nelle prossime settimane o i prossimi mesi che anche le altre procure sul territorio nazionale vadano a verificare se gli stessi controlli che vengono fatti in Liguria vengono fatti anche sul resto della rete autostradale italiana, cosa che ad oggi non mi risulta. Toti ha addirittura minacciato di ricorrere alle vie legali, anzi dovrebbe aver provveduto, no, ad avviare azioni legali di risarcimento, perché intanto i danni sono stati fatti, onorevole Rixi, perché qui c'è un problema sul settore commerciale, sul settore portuale, no? Tra l'altro leggevo che la via della seta si è interrotta a Genova, c'è un problema che abbiamo fatto questo accordo con i cinesi, tutti contenti, poi i cinesi si sono ritrovati in coda sull'autostrada. Noi ne sorridiamo, però certo anche a livello di danno d'immagine, oltre che economico per i commercianti, i ristoratori, gli albergatori, perché qualcuno ha disdetto le prenotazioni per la bella Liguria, perché si è fatto la domanda: non vorrei ritrovarmi in coda in autostrada, no? È un po' un problema questo. Ma assolutamente sì, basti pensare che tra Genova e Milano normalmente ci si mette 1 ora e mezza, siamo arrivati al punto che ci siamo messi anche 6 ore
Quindi il tema è particolarmente complesso. Vorrei ricordare che il porto di Genova è riuscito a sopravvivere grazie al decreto Genova, al crollo del ponte Morandi, non riesce a sopravvivere alla paralisi su autostrade. Stiamo perdendo il 30% del traffico negli ultimi due mesi e abbiamo avuto un operatore, Cosco, che ha invitato i suoi clienti a non toccare più i porti liguri. Cosco sbarca in Liguria circa 160.000 TEU, sarebbero container all'anno. Quindi ci sono temi, e poi sul turismo evidentemente ha avuto un impatto economico particolarmente forte, ma anche tutto l'autotrasporto, devo dire, e la filiera logistica nazionale. Non a caso il 24 ore parla di circa un miliardo di euro di danni al mese negli ultimi tre mesi. Certo. È evidente che io mi aspetto che nella contrattazione di autostrade questa cosa venga portata avanti, perché non è possibile prendere una società e poi pagare i danni con i soldi pubblici. Prima paghino i danni, poi escano dalla società, perché sennò effettivamente facciamo un piacere. Cioè, anche qui, fase... anche qui, scusi se la interrompo, la Lega chiede che sia la che Atlantia sia chiamata in causa per quello che è successo. Beh, certo, sicuramente Atlantia e ASPI in particolare, che sì, poi è partecipata ad Atlantia, ma sia sul problema legato al traffico, sia anche sulle opere compensative, perché noi avevamo parlato dopo la tragedia del Ponte Morandi di una serie di opere che la Liguria non ha mai avuto, e credo che in una situazione come questa, se ci fossero state, avrebbero agevolato fortissimamente il traffico sul nodo di Genova. Poi ci sono investimenti anche di ASPI che devono essere mantenuti, 4 miliardi e 2 per la Gronda, stiamo parlando 4 miliardi e 200 mila euro, quindi non vorrei che tutti gli impegni che si è presa la società, che sono particolarmente gravosi, mi ricadano poi sullo Stato, perché se lo Stato prende il 51% poi di fatto dovrà finanziare le opere. Ecco, questo è un tema che secondo me va affrontato oggi. Quindi io sono per rientrare anche in una società, ma una volta sanata la società e sanate le pendenze della società, perché se no su questo temo che qualcuno pensa di far fare un affare allo Stato, in realtà l'affare lo fa fare a qualcuno che si sfila senza avere pagato i danni di quello che ha fatto. E qui torniamo all'inizio con appunto questo suo comunicato di oggi, ma non è che alla fine poi i Benetton ci guadagnano da tutta questa vicenda, c'è una formula dubitativa, pronunciata dall'onorevole Rixi, però insomma è uno dei pochi ad aver sollevato questa questione. E noi lo ringraziamo per la partecipazione qui a Res Pubblica su Cusano Italia TV. Grazie Edoardo Rixi, e buon lavoro e buon proseguimento di serata, ovviamente. Grazie a voi, buona serata. Buona serata al responsabile infrastrutture della Lega Valerio. Diamo un'occhiata un po' a qualche sondaggio sondaggi, come sempre SVG gentilmente ci recapita, e certo, che vediamo, succede? Ecco, le abbiamo qui, vediamo che succede, perché forse la notizia che emerge, la più importante, è quella di Fratelli d'Italia, no, a proposito poi di coalizione di centrodestra, perché si avvicina al Movimento 5 Stelle, lo vediamo infatti. Terzo il Movimento 5 Stelle con il 15,3%, ma la distanza è pochissima con Fratelli d'Italia, lo vedete immediatamente sotto, a 14,5%. Sì. E c'è un balzo con le elezioni europee del 2018, allora, significativo, no? Perché sì, era al 6,5%. Sì. Però diciamo che Fratelli come d'Italia... Come lo legge, ecco, direttore? No, questo... Fratelli d'Italia non è che in questo caso abbia un grosso incremento di voti, più che altro c'è un calo del Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia l'incremento ce l'ha ovviamente in maniera esponenziale rispetto al 2019. Lasciatemelo però il sondaggio, se no è difficile che riesca a commentarlo. E dicevo, Fratelli d'Italia ha sicuramente avuto un'escalation e il Movimento 5 Stelle è in leggera flessione. Il quadro sembra abbastanza stabile, con la Lega che ha perso molto rispetto alle europee, però rispetto a quella che sembrava una dinamica di declino si è arrestata, perché probabilmente nella fase post-lockdown Salvini è riuscito ad intensificare di nuovo il lavoro in strada, che è quello che gli riesce meglio a contatto con la gente, e quindi a riportare la Lega un più dignitoso
seppur sempre straordinario risultato per quella che è la storia della Lega, del 26,3%. Beh, perché poi, direttore, sono quasi 9 punti percentuali rispetto alle elezioni europee, ma io credo che qui si giochi un po' la carta Conte, nel senso a determinare i sondaggi, perché comunque Conte anche a livello di popolarità è molto apprezzato dall'opinione pubblica italiana. Quindi questo può aver anche un po' frenato, no, la crescita della Lega. Sì, c'è una cosa da dire a proposito di quello che, a cui accennavi tu. Se mi mostrate ancora i sondaggi. Allora, Conte ha un livello di apprezzamento intorno al 60%. Sì, esatto. Io mi porrei una domanda. Vedete, le forze di centrosinistra non arrivano a questo 60%, conseguentemente, ovviamente, sì, ma non arrivano neanche alla metà, diciamo, sì, così, del 60%. Conseguentemente c'è, secondo me, un consenso trasversale che riguarda Conte che è molto interessante, sì, da analizzare. Cioè c'è qualche elettore che magari vota Lega, vota Fratelli d'Italia o sicuramente vota 5 Stelle che sta dando il suo gradimento al premier Conte. Questa è una dinamica tutta da osservare, perché Conte un giorno potrebbe decidere di diventare, fare un partito capo politico del Movimento 5 Stelle. Certamente. Questo è un altro ipotesi, discorso. Sì. Allora, adesso diamo la linea alla regia per pochi minuti, dove ci sono delle cose sempre interessanti comunque da vedere, e poi torniamo a parlare perché non se ne parla più, ma questo dal nostro punto di vista è il momento giusto per farlo, dei prestiti delle banche alle imprese. Ricorderete, sì, quel tormentato momento dove si parlava anche di momenti di precaria sicurezza all'interno delle banche, aggressioni nei confronti dei dipendenti bancari da parte di coloro che richiedevano un prestito così come stabilito dal governo. Faremo il punto della situazione proprio con un importante sindacato dei bancari italiani. A tra poco.